direi che condivido tutto quello che è stato detto, mi fa piacere, tante grazie, così credo che voi ragazzi siete veramente fortunati perché avere la possibilità di partecipare a manifestazioni di questo genere durante tutta una stagione calcistica come quella della Serie A è una cosa meravigliosa, stupenda. Dovete saper vivere nella maniera giusta, prima di tutto a saper convivere tra di voi, a stare bene tra di voi, a divertirvi, che è una cosa fondamentale. Non pensiamo come io, quando ho cominciato, avevo l'età vostra, all'oratorio, al CSI, non pensavo mai un giorno di poter diventare un calciatore professionista e di poter calcare stadi e campi importanti o disputare Champions piuttosto che i campionati del mondo, ma viverla giorno dopo giorno nella quotidianità con grande serenità, con grande voglia di andare a divertirsi, con grande voglia di stare con i propri amici e di crescere, sapendo che tutte le cose passano attraverso un passaggio fondamentale, che è quello di impegnarsi sempre al massimo in ogni cosa che si fa. Quindi non tutti voi diventerete calciatori professionisti, però qualcuno sarà un bravissimo architetto, qualcuno un ingegnere, qualcuno un professionista di pallavolo piuttosto che di qualche sport o allenatore, però che facciamo sempre comunque ogni cosa con grande impegno, con grande passione, perché il segreto sta tutto lì, sapere scegliersi anche le compagnie giuste, capire quando è giusto fare una cosa piuttosto che farne un'altra. E nella vita non ci si deve tralasciare nulla, però porsi degli obiettivi, questo è fondamentale. Voi ragazzi avete una grande possibilità.